questi pazienti spesso sono venuti a me perché hanno avuto dai cardiologi la risposta che non c'era più niente da fare. Immaginate, dice il cardiochirurgo Gianluigi Bisleri, la sensazione di sentirsi il cuore saltare fuori dal petto. La fibrillazione atriale, problema cardiaco cui è dedicato il mese di settembre, ha un forte impatto sulla vita dei pazienti. E la preoccupazione di questi pazienti è realmente quando il prossimo episodio si possa presentare, soprattutto se capita magari nelle ore notturne, mentre un paziente sta dormendo. La fibrillazione atriale interessa circa il 4% della popolazione nordamericana e può avere gravi conseguenze a lungo termine. Tra le principali potenziali complicanze a lungo termine della fibrillazione atriale ci sono rischi tromboembolici, che significa ictus in particolare, e secondariamente una condizione severa chiamata scompenso cardiaco. Per questo al St. Michael's Hospital di Toronto, dove è a capo dell'unità di chirurgia cardiaca minimamente invasiva, Bisleri e il suo team hanno perfezionato un nuovo trattamento chirurgico mini-invasivo proprio per la fibrillazione atriale. Evitare di aprire il torace, di aprire il cuore e di raggiungere queste aree andando a migliorare significativamente l'efficacia dell'ablazione. Cosa sia una ablazione lo spiega lo stesso cardiochirurgo. L'ablazione è una bruciatura effettuata selettivamente in alcune aree del cuore che sono responsabili della fibrillazione atriale. La tecnica messa a punto da Bisleri e il suo team prevede di intervenire sul retro del cuore, dove la chirurgia tradizionale non arriva, e senza interrompere la funzione cardiaca. Le terapie tradizionali sono meno efficaci. L'approccio farmacologico non è una soluzione e la chirurgia è più invasiva e meno precisa del nuovo approccio che è stato approvato pochi giorni fa da Health Canada. Possiamo finalmente evitare l'apertura del torace, il taglio dello sterno, che è l'osso che si trova proprio al centro del nostro torace. Siamo in grado di effettuare delle microincisioni attraverso le coste o al di sotto delle coste. Sono strumenti quasi da fantascienza quelli che Bisleri ci mostra. E utilizzando questa sonda che viene inserita attraverso appunto una piccola incisione e di effettuare una serie di ablazioni ripetute sull'esterno del cuore. Questo sistema è un sistema che ha presente un sistema di suzione che è in grado di consentire alla sonda di rimanere perfettamente adesa alla superficie del cuore. Dopo l'approvazione da parte di Health Canada, il nuovo approccio terapeutico messo a punto dal dottor Bisleri e dal suo team può essere adottato dagli ospedali in tutto il paese. Gian Pietro Nagliati, Omni News, Toronto.